Buonasera, ben tornati, benvenuti al quinto incontro dei nostri seminari, un po' accidentati negli ultimi incontri. Speravamo tutti che questa formula a distanza fosse più breve, in realtà sta quantomeno compattando, diciamo, un'altra versione della nostra del nostro ambiente, della nostra comunità. Io questa sera ho scelto un argomento in cui avrei potuto inserire moltissimi fotografi diversi, ne ho scelti alcuni, ma non sono tanto i singoli fotografi che mi interessano, non che non mi interessino naturalmente, ma è il loro approccio alla fotografia, lo spirito con cui hanno usato questo strumento e lo hanno condiviso, parola usata in modo piuttosto improprio negli ultimi anni. Si usa per la condivisione di materiali, c'è tutto un linguaggio intorno agli strumenti di socializzazione, altra parola impropria, e di comunicazione che fanno uso di questo termine, condividere. C'è un aspetto della fotografia che io voglio sollevare oggi che è proprio un aspetto condiviso. Come fa uno strumento artistico ad essere uno strumento condiviso? E come fanno le parole, questa sarà una mia preoccupazione oggi, come fanno le parole a non degradarsi, a non scivolare in questa dimensione sciatta per cui la condivisione diventa qualcosa di diverso da quello che la sua etimologia vorrebbe e la parola libertà diventa qualcosa di diverso da quello che la sua etimologia vorrebbe. La parola libertà è stata addirittura violentata negli ultimi anni, oltraggiata, è andata a finire in nomi di partiti, è stata usata e abusata in moltissimi modi, fino a che non ne abbiamo perso in qualche modo la percezione e soprattutto l'urgenza. Allora, la fotografia in rapporto alla libertà è un'occasione che abbiamo, diciamo, di ridare significato a queste parole. E per ridare significato alle parole dobbiamo farci aiutare da chi le parole le sa usare, scrittori, poeti, filosofi, coloro che sul significato, sulla forgiatura delle parole lavorano come noi non sappiamo lavorare. Mi sembra un'operazione necessaria in questi giorni in cui abbiamo pochi compagni e i libri possono essere tra i pochi compagni preziosi di questo periodo strano. Allora io voglio farmi aiutare da uno scrittore francese, si chiama Bernard Noël, non so se lo conoscete. Uno scrittore che ha scritto delle cose abbastanza celebri. Io in realtà diciamo, l'ho interpellato in questi giorni per fargli proprio delle domande. Ho chiesto ai suoi libri delle cose. Due libri ho interpellato, che sono i primi due libri di Bernard Noël. Un libro è del 1958 e si chiama Estratti del corpo. L'altro libro è del 1975, passa un sacco di tempo prima che Bernard Noël riscriva e pubblica questo libro che si chiama L'oltraggio alle parole, L'outrage aux mots. Sono due libri molto diversi tra loro, che però invece per me hanno, evidentemente non solo per me, ma per tutti i lettori di Noël e probabilmente anche per lui, hanno un gancio profondissimo. Facendo delle domande, interpellando, sollecitando questi libri, sono partita dal secondo e gli ho estorto una definizione. Questo libro del 75 è abbastanza celebre perché in linea con diciamo, alcune letture teoriche sociologiche del suo tempo, quindi della metà degli anni 70, aveva coniato un termine, aveva come dire, forgiato una parola. Forgiato una parola, inventandola, ma con lo spostamento di una sola lettera era riuscito a costruire un intero universo di senso che prima non esisteva. Allora, la parola che lui usa in italiano non funziona, ma se pensiamo a come è scritta, sì. La parola che lui inventa è censure, censure.
In francese anche censura si dice censure, ma censura si scrive con la C. Mentre censure, la parola che lui, su cui lui lavora, si scrive con la S, si pronuncia come censura, ma vuol dire un'altra cosa, vuol dire censura in qualche modo e significa per questo scrittore l'urgenza di rendersi conto che dismessa la censura nel senso canonico del termine, ovvero diciamo la sottrazione della parola, si è messa in atto in Occidente la censura, ovvero l'abuso di parola, ma la sua privazione di senso. Allora, da una parte avevamo la censura, che era proprio la privazione della parola, dall'altra abbiamo la censura, usiamo questa parola inventata, che è la privazione del senso della parola, cioè l'idea che ne diciamo talmente tante e le usiamo in modo talmente vago che queste parole perdono il loro potere, il loro senso, la loro efficacia sulla realtà, la loro efficacia descrittiva, per esempio, e la perdono soprattutto perché nella censura, in questa strategia di annichilimento del significato della parola, tutto viene messo sullo stesso piano, tutto viene raccontato con lo stesso registro, la cronaca, l'arte, la psiche, l'intimità, l'erotismo, la sessualità, la prostituzione, fa tutto parte della stessa cosa, non perché sia la stessa cosa, ma perché è schiacciato sullo stesso livello. Questa è la censura, ci dice Bernard Noël. Questo è il modo in cui le società apparentemente libere hanno veicolato il senso, hanno zittito non la parola, ma il suo significato. Se noi proiettassimo tutto questo discorso sulle immagini, saremmo in grado di rileggere tutta la storia delle immagini, la storia della fotografia con una lucidità incredibile. Quante immagini ci fanno perdere il senso di quelle immagini? E per senso indichiamo almeno due direzioni di questa parola, perché senso si lega a significato, quindi a qualcosa che ha a che fare con la nostra capacità razionale e cognitiva, ma un senso è anche l'olfatto, il gusto, l'udito, qualcosa che ha a che fare con la nostra sensibilità, con la nostra dimensione puramente fisica e fisiologica. Allora ecco che Bernard Noël ci serve per parlare di censura e per parlare del doppio significato che c'è in alcune parole che si portano dentro questa specie di doppia anima, che è un'anima fisica, materiale, corporea e un'anima razionale, intellettuale, psichica, se vogliamo anche spirituale. E qui ci viene in aiuto il secondo libro che voglio convocare di Bernard Noël, che in realtà è il primo che lui ha scritto, esce nel 58 e viene tradotto in italiano moltissimi anni dopo, però nell'edizione italiana c'è una piccola prefazione di cui vale la pena leggere qualche riga. La bellezza e il valore di questo compattissimo libro risiedono nella capacità che vi dimostra l'autore di orchestrare un pensiero astratto, perlustrando con la mente gli anfratti, le cavità splendide o oscene del corpo, nella sua materialità, nella sua concretezza indifesa. Eccolo allora nominare i nervi o le gengive, le vertebre o il ventre, per confrontare e ribollire il pieno del corpo con il vuoto e l'angoscia che pure ci sentiamo dentro. Non si tratta di espellere il vuoto, dice infatti, ma di attraversarlo nel corpo. Questo è un bel libro, vi consiglio di leggerlo, è un libro in cui è il corpo a parlare. Io ve ne leggo solo dei pezzetti perché a questa parola corpo, avendo letto dei pezzetti di questo libro, forse riusciamo tutti ad attribuire un significato, un senso anche, che non è quello, della censura, che non è quello della censura, un senso che va assolutamente al di là della privazione della potenza e del significato, che accorpa i corpi della pornografia con i corpi, dell'espressione corporea. Io, che ogni giorno mi scavo sotto la pelle, non ho sete né di verità, né di felicità, né di gloria, ma della sorgente di questa sete.
E allora Noelle in questo libro si mette in cerca, va alla sorgente, va alla fonte, ma la fonte è nel suo corpo. Ve ne leggo veramente degli sprazzi, ho scelto la frase iniziale, due frasi centrali e una frase finale, così, una sintesi di questo viaggio. La terra profonda del mio corpo. Io sono la terra e lo sprofondamento nella terra. L'esofago è il centro immobile di questo slittamento. Non ci sono più né scheletro, nei nervi. Ancora. La parte più inaccessibile di me resta il petto, la tessitura dei polmoni. C'è perfino tra l'ascella destra e il fegato uno spazio che assomiglia a un deserto. È una specie di buco convesso rispetto al resto del corpo, qualcosa come la sede del freddo installata in prossimità del calore vivo degli organi. Ultima frase che chiude il libro. Fra la pelle e le ossa si stende a volte la distanza di un deserto. Allora lo scorticato guarda il suo scheletro e dice: questo chi è? Non so se fanno su di voi l'effetto che fanno a me, ma questa idea di restituire una potenza alla parola e per fare questo di restituirla al corpo mi permette stasera di muovermi nel patrimonio di immagini di tre fotografi che io ho scelto per una volta in ordine cronologico, i quali si sono con le loro immagini tuffati, proprio tuffati, immersi in questa dimensione in cui il pensiero è un pensiero che viaggia dentro la sensibilità del corpo, l'astrazione, le visioni di cui siamo capaci attraverso l'intelletto sono qui proiettate sia dentro che fuori, come con uno specchio di cui la nostra, di fotografi, sensibilità è veramente la membrana. La prima fotografa che ci può guidare dentro a questo tipo di percezione è famosissima e inevitabilmente in apertura, anche per la, diciamo, precocità della sua avventura artistica, Anne Brigman. Brigman è stata una grandissima protagonista del pittorialismo americano. Alla fine dell'Ottocento ha iniziato a produrre delle immagini in cui venivano rievocati una cultura pagana, un rapporto con la natura panico, possiamo dire, una relazione con l'ambiente che non è una relazione psicologica, ma è una relazione fisica. Quello che caratterizza queste fotografie è che la protagonista è quasi sempre anche la fotografa. Sottraggo la lettura di queste immagini dal grande problema dell'autoritratto e dell'affermazione identitaria che pure vede in queste foto di Anne Brigman delle diciamo un grande precedente alla grande stagione dell'autoritratto femminile degli anni successivi. Qui siamo in una dimensione forse ancora più primordiale in qualche modo, non perché meno consapevole, ma perché alla ricerca di uno stato arcaico del corpo. Allora, Anne Brigman era nata nelle Hawaii, in realtà era cresciuta in California, era abituata alla natura selvaggia, eppure questa natura selvaggia era così poco, come dire, in armonia con il destino delle donne di quegli anni, destinate, al matrimonio. Lei si sposerà, viaggerà moltissimo col suo marito, che era un capitano, e poi si separerà, una cosa abbastanza insolita, che soprattutto la getterà in una condizione difficile dal punto di vista economico e nel ritorno, della sua famiglia d'origine che era fatta tutta di donne, sorelle, la madre, una specie di strano matriarcato. Durante la sua avventura fotografica, Anne Brigman viene riconosciuta come una grandissima artista della fotografia da quello che al tempo era la massima eminenza della fotografia creativa, che era Alfred Stieglitz, il fondatore, l'inventore del movimento della fotosecessione, il fondatore della rivista Camera Work, su cui Anne Brigman pubblicherà, le verranno pubblicate moltissime fotografie, e anche il fondatore della galleria newyorkese, la Little Gallery, dove lei farà delle mostre. La fotosecessione era un movimento molto aperto alla fotografia femminile,
nel suo gruppo costitutivo vantava il nome di una donna che era una grande maestra della fotografia pittorialista. La Brinkman non farà mai parte strettamente del gruppo, anche perché resterà in California, non vorrà trasferirsi a New York, ma decisamente sarà una delle fotografe di punta di questa visione della fotografia artistica come la creazione di un altro mondo. Ma attenzione, non è un mondo che non esiste, è proprio il contrario. La fotografia pittorialista non vuole dare forma a un mondo ideale che è più bello di quello reale. Certo, è più bello di quello reale, indiscutibilmente, ma costituisce l'incarnazione del loro pensiero, del loro desiderio. Questo mondo esiste nella misura in cui loro lo abitano, lo pensano, lo immaginano, lo costruiscono e lo fotografano. La fotografia come impronta della realtà in questa stagione di fotografia artistica diventa un'impronta che non corrisponde soltanto al palmo della mano, ma al suo gesto di ridisegnare il mondo. E ridisegnare il mondo può voler dire cambiarne i volumi, cambiarne i significati, cambiarne o ritrovarne il senso profondo delle parole. Anne Brinkman sarà autrice di moltissime fotografie in cui il corpo e la natura ritrovano un dialogo che, lo ripeto, è un dialogo sensoriale. Dobbiamo immaginare queste donne, che quasi sempre era lei, queste donne mettere la propria pelle a contatto con la corteccia, con l'albero, e mettersi in ascolto, come davvero nel viaggio che racconta Bernard Noël. Come fa il corpo a raccontarci la distanza tra le ossa e la pelle? Come fa il corpo a dirci qual è la sua zona fredda a distanza della sua zona calda degli organi? Come fa il corpo a raccontarsi, a raccontare la sua storia? Di sicuro c'è bisogno di mettersi in ascolto, di essere disposti a calarsi in questo mistero terribile che è il corpo, che è uno degli oggetti e dei soggetti più censurati e più censurati, più censurati nel senso letterale del termine, perché subito noi vediamo nel corpo qualcosa di sporco, qualcosa di perturbante, qualcosa che ha a che fare con una sfera che è meglio non evocare, che è proibita, ma allo stesso tempo è oggetto di censura, perché allo stesso tempo questo corpo nel nostro tempo è talmente abusato, talmente mostrato, talmente sfoggiato, talmente volgarizzato da perdere il suo significato. Ed è per questo che quando invece il corpo torna ad essere se stesso fa così paura, fa così scandalo, fa così strano vedere dei corpi che stanno abitando, per esempio, la loro presenza fisica, la loro sessualità e il loro erotismo, senza voler sedurre nessuno, senza voler vendere nessun prodotto, senza voler convincere nessuno che se si fa quella cosa lì si diventa come quel corpo là. Il corpo come zona di sperimentazione di cui la fotografia è stata, in una certa fase del Novecento, il vero laboratorio. Che significa poter lavorare, sperimentare sul corpo? Intanto significa poter sperimentare sulla vita. E poi significa poter far dialogare il corpo visto da fuori attraverso la fotografia e visto da dentro attraverso quell'ascolto e quella proiezione che ha permesso, ad esempio, ad un'autrice di autoritratti di rivoltare l'immagine come se fosse un calzino, mettersi dall'altra parte e iniziare a vedere il mondo dagli occhi del soggetto della fotografia. Un'altra grandissima protagonista dell'autoritratto, decisamente successiva, come Francesca Woodman, userà parole in questo senso illuminanti, scritte a penna sotto al bordo delle sue fotografie, tra le tante frasi che ci aiutano a ricostruire il suo immaginario. Noi leggiamo: "Nessuno può vedermi da dove mi vedo io, nessuno può vedermi da dove mi vedo io." E questo rovesciamento è un modo di guardare il corpo, scoprendo che quando noi parliamo di interiorità non stiamo parlando soltanto di sentimenti, né soltanto della sfera emotiva, ma di qualcosa di molto più misterioso che viene censurato e censurato perché è il nostro mistero tremendo, è la cosa che ci fa più paura.
Le fotografie di Jan Brinkman sono quasi sempre delle fotografie che ritrovano una forma di preghiera nei confronti della natura, una preghiera pagana. Lei stessa userà spesso questa parola per definire i suoi progetti, ed è una preghiera poetica. Jan Brinkman era poetessa, oltre che fotografa. Lei la cercava la via per forgiare le parole, così come forgiava le immagini. Lei le cercava le parole che da sole sapessero non raccontare, ma recuperare il loro significato, il loro senso, che è appunto sia un significato che una percezione, che uno stato corporeo. L'idea che ci sia qualcosa di sacro in queste fotografie non è un'idea che viene a noi, è la stessa Brinkman che ne parla spesso. Questo modo di fare fotografia è per lei un modo di sacralizzare la sua presenza nella natura e il suo corpo e la sua azione di donna che decide di andare ad immergersi in questa natura spaventosa e mettere il suo corpo nudo a contatto stretto con la terra, con la terra, quella terra che è la mia terra, come dice Bernard Noël, ma che è anche il mio corpo su cui io, dentro cui io posso piantare dei semi. Quando Jan Brinkman scrive della sua fotografia, usa delle parole molto celebri, molto famose, anche molto indicative, che ci servono per mettere a fuoco il significato, il senso della parola libertà. Lei racconta che fotografa in questi spazi sconfinati, come è la natura californiana, spesso si porta la sorella o delle amiche, ricostruisce delle scene in qualche modo mitologiche, ma ancora più spesso lei si ficca, si conficca dentro questa natura, ci si immerge come a cercare il prolungamento del suo corpo in quanto prodotto della natura in qualche modo, e racconta delle sue sensazioni, delle sue emozioni. Certo, ci vediamo un grande gesto di emancipazione, una ragazza, una donna da sola se ne va in mezzo alla natura sconfinata e grazie alla fotografia, cioè grazie al pretesto della macchina fotografica, sperimenta la sua esperienza nella natura col pretesto di trasformarla in immagine, col desiderio di trasformarla in immagine, ed è grazie all'immagine che lei fa questa esperienza reale, fisica. Eccolo il calzino rigirato. È per l'immagine che io lo faccio ed è grazie all'immagine che io lo sento, che questo ha senso proprio nella misura in cui mi costruisce una esperienza sensoriale di sensazioni, dopo la quale io non sono più la stessa. Io sono più libera. Non sono solo più libera perché socialmente ho sfidato dei tabù e ho affrontato un aspetto, ad esempio quello della solitudine, il meraviglioso aspetto della solitudine che alle donne era negato perché alcune attività non potevano, così, per convenzione sociale, svolgersi in solitudine o solo tra donne. Allora questa specie di conquista della propria solitudine, conquista del proprio corpo, ma come? Sono le cose che noi abbiamo in dotazione, sono addirittura le cose che temiamo. Eccola qual è la libertà, invertire il processo e conquistare quelle terre che crediamo ci siano nemiche e che invece sono le sedi della nostra libertà. Quando Jan Brinkman parla delle sue fotografie, usa una frase che io racconto sempre perché è una specie di grande manifesto di un modo di abitare la fotografia. Lei lo dice: è grazie alla fotografia che io mi sono emancipata. Ma che intende per emancipata? Lei dice: sì, emancipata in tutti i sensi, ma soprattutto ho compiuto la liberazione più grande, cioè mi sono emancipata dalla paura, mi sono immersa in quello che mi faceva più paura e sono stata lì, e lì mi sono scoperta e trovata libera, mi sono costruita la mia libertà. Se leggiamo quella frase e poi rivediamo le immagini della Brinkman, tutto questo ha un significato profondissimo. Emanciparsi dalla paura, emanciparsi dall'ansia,
da quello che ci impedisce di essere liberi e che in realtà è radicato nella terra stessa del nostro corpo. Queste sono tra le sue immagini più celebri, dove il suo corpo è sempre, sempre in contatto col mondo. L'altra fotografa ha vissuto un altro mondo, l'altra fotografa di cui vi voglio parlare, ha vissuto un mondo che in un certo senso è finito così. È una fotografia molto celebre e per fortuna è diventata molto celebre anche questa fotografa. Fino a qualche anno fa se ne parlava pochissimo. Ultimamente è stata oggetto di moltissimi studi, di molte traduzioni, in Italia è stata oggetto di una raccolta fondi per tradurre degli scritti che è andata a buon fine e quindi una grande attenzione intorno a questa presenza artistica che è stata una presenza straordinaria della Francia degli anni 20 e 30, degli anni del surrealismo di cui lei ha fatto parte, quindi abbiamo, attraversato l'oceano, siamo nel cuore dell'Europa, siamo dentro a quella ferita della storia che insomma la parola libertà l'ha sfregiata nel senso letterale del termine. Questa è la foto conclusiva dell'avventura di Claude Kahn, così si chiama questa fotografa, ma io la sua storia la voglio cominciare dalla fine, perché la fine della sua storia dà un grande senso di realtà e di concretezza alla sua avventura artistica. Questa fotografia con lo stendardo delle SS in bocca, pronto per essere sputato, è un'immagine simbolo della liberazione che per Claude Kahn è una liberazione personale, perché lei e la sua compagna Suzanne Malherbe si erano rifugiate durante l'occupazione nazista della Francia in un'isola dove avevano cominciato a fare attività di resistenza, a aiutare a nascondere i partigiani, a fare svolgere delle attività clandestine e a un certo punto sono state arrestate dai soldati nazisti e sono state condannate, ma non verranno giustiziate perché la liberazione sarà anche la loro liberazione. Sono tra quei pochi che hanno accavallato il loro destino al destino politico più grande, cioè ha coinciso la liberazione della Francia, ha preceduto, diciamo, il giorno in cui loro avrebbero dovuto essere giustiziate, ma in qualche modo la loro avventura, e dico la loro avventura perché qui abbiamo un altro rovesciamento, ancora un'altra dimensione della libertà. È stata un'avventura di coppia, è stata un'avventura di coppia sia nel senso privato del termine, sia nel senso artistico del termine. Questa è stata una coppia che ha sfidato tutti i tabù del suo tempo e che alla fine ha combattuto per la libertà, quella con la L maiuscola, quella di cui noi festeggiamo gli anniversari, quella in cui tutti ci sentiamo debitori di queste persone e di tutto quello che loro hanno fatto nel loro piccolo, come sarà veramente la grande rivendicazione dei partigiani, no? Ognuno ha agito nel suo piccolo, ribaltando l'idea che di fronte alla privazione della libertà l'individuo non può niente. È una grande lezione che ci ha dato la nostra storia ed è un'altra di quelle lezioni sottoposte a censura, a un tale racconto stratificato che ha sgretolato il senso, ha sbiadito il senso di quel racconto e di quella narrazione. Bene, questa fotografia, Claude Kahn è libera, è anziana, è molto diversa dalle foto con cui la conosciamo e che ora vi mostro, è felice, è libera da diversi punti di vista, il punto di vista storico-politico è chiaramente quello eclatante. I nazisti, quando sono entrati a casa loro, le hanno arrestate perché hanno trovato del materiale clandestino, ma hanno anche dato fuoco a gran parte della loro produzione artistica perché ritenuta oscena e pornografica. Qui siamo proprio dentro una censura in piena, diciamo, a piene lettere. Le sperimentazioni di queste donne sono state ritenute pornografiche, oscene. Senz'altro il loro corpo era sempre ben visibile, soprattutto quello di Claude Kahn, di cui vale la pena
dire due parole sul nome. Claude Kahn era uno pseudonimo, lei si chiamava Lucy Schwab, il suo cognome era ebreo. Lei veniva da una famiglia ebrea, veniva da una famiglia di grandi intellettuali, suo zio era uno scrittore famosissimo. Però nella grande ondata di antisemitismo a lei è sembrato che Schwab fosse un cognome, sì, chiaramente ebreo, ma non abbastanza. Quindi ha preferito mettersi un cognome fittizio, che era il cognome ebreo tra i più diffusi e tra i più riconoscibili, Kahn. E poi si è cambiato anche il nome, perché Lucy è un nome proprio da femmina, invece Claude in francese è un nome maschile. E lei si è rivoltata in questa dimensione in cui anche solo attraverso il nome, due parole, un nome e un cognome, lei dimostrava la sua libertà dalle costrizioni di genere, la sua libertà rispetto alle credenze, di razza, alle discriminazioni razziali, la sua libertà rispetto alla tendenza a nascondersi quando si fa parte per natura, per nascita dei grandi perseguitati. Allora lei si espone, e gira, anche lei è una che gira il calzino, lo rivolta, invece di nascondersi, si espone in quanto omosessuale, si espone in quanto ebrea, si espone in quanto comunista e si espone in quanto artista che inizia a indagare la fotografia parallelamente con molti altri strumenti che lei usava. Claude Kahn notoriamente era una scrittrice, era una delle menti più brillanti del surrealismo, che stava ai margini del surrealismo, ma come dire, forse margini non è la parola giusta, diciamo piuttosto ai limiti. Stava proprio, era più estrema in un certo senso, era molto istrionica, era una punk ante litteram, era una che faceva sempre parlare di sé negli ambienti della Francia degli anni 20, perché si colorava i capelli, si rasava, si vestiva da uomo, si mascherava, usava la sua presenza come grande laboratorio di sperimentazione sull'identità, ma anche sul rapporto con gli altri e sulla capacità non solo di sembrare qualcos'altro, ma di poter essere qualcos'altro, una specie di espansione dei limiti della propria fisicità, della propria apparenza, del proprio corpo e della propria identità. Claude Kahn passa tutta la sua vita, sia privata che artistica, come dicevamo, con una compagna che era anche lei un'artista. Suzanne Malherbe era una disegnatrice, era autrice di moltissimi bozzetti di teatro, di disegni vari. Loro insieme iniziano a realizzare moltissime opere, progetti artistici, anche in teatro. A un certo punto loro collaborano con questo théâtre ésotérique, il teatro esoterico di Parigi, di cui la Malherbe disegna le scenografie e le locandine, e in cui invece Claude Kahn è attrice, performer, possiamo dire, usando una parola più moderna. In questo duo c'è tutta una specie di un campo di forze e di tensioni. Loro due erano sorellastre, perché i loro rispettivi genitori, il padre di uno con la madre dell'altra, si erano uniti in seconde nozze, quindi loro si sono trovate sorellastre da ragazzine e si sono innamorate e hanno vissuto tutta la loro vita insieme fino alla vecchiaia e alla resistenza che hanno fatto insieme. Una storia meravigliosa se uno la racconta privandola della grande storia in cui loro sono state immerse. Gran parte della loro attività artistica, a parte la realizzazione di molti fotomontaggi che erano le illustrazioni delle raccolte poetiche di Claude Kahn, è basata su questa sorta, possiamo dire, di autoritratti. Dico una sorta di autoritratto perché sì, sono autoritratti. Claude Kahn è studiata come una delle grandi protagoniste, appunto, della sperimentazione identitaria e anche della sperimentazione performativa, del corpo usato come luogo dell'esperimento, del corpo indagato da tutte e due le parti, cioè il corpo che agisce e il corpo che appare, come si vede. Questo corpo sdoppiato, che però nell'avventura di Claude Kahn è un corpo moltiplicato, perché a scattare le fotografie che lei definisce autoritratti è la sua compagna. In realtà la regia è piuttosto di Claude Kahn, quindi forse la compagna è solo
fa solo il gesto meccanico di scattare, ma in una coppia così non c'è niente di meccanico. In una coppia così la produzione artistica mette insieme l'aspetto pragmatico all'aspetto ideativo e artistico senza gerarchie. In una coppia così l'arte è qualcosa che si fa in tutti i suoi aspetti, dagli aspetti più materiali agli aspetti più ideologici, agli aspetti più filosofici. Quindi sono una sorta di autoritratti, queste fotografie di Claude Kahn che si vede nello specchio che è la sua compagna, che a sua volta la guarda e si riconosce in qualche modo. In tutte queste fotografie Claude è sempre vestita in modo diverso, interpreta moltissimi personaggi, come veramente un'attrice in scena, ma la scena è l'immagine fotografica, è uomo, è donna, è pin-up, è signorina che prende in giro tutte le convenzioni, è ragazza appetibile, attraente, oggetto del desiderio maschile che tiene in mano la maschera e si prende gioco di questa apparenza, come diceva Bernard Noël, non espellendo qualcosa, ma attraversando quel qualcosa. Standoci dentro, calandocisi dentro con tutto il corpo, con grande libertà. Una grande libertà che nel caso di Claude Kahn è anche una grande ironia, è anche un grande gioco di bisessualità, di transessualità, di alternanza dei ruoli e delle figure che in un certo senso lei si sente di attraversare. Mettersi una maschera non significa solo mettersi una cosa addosso, ma significa poter sperimentare qualcun altro che noi siamo, e noi in fotografia possiamo essere moltissime cose e scoprirlo soprattutto attraverso lo scatto fotografico. Claude Kahn Buddha, Claude Kahn che sembra uno scrittore inglese del tardo 800, Claude Kahn ancora in una versione molto molto sarcastica sui ruoli femminili, con una maglietta con scritto "Mi sto allenando, non baciarmi". Claude Kahn con la testa in una sfera e lei sempre in bilico tra il maschile e il femminile, tra l'azione, mi viene da dire, e la visione, cioè tra qualcosa che è sperimentale nella misura in cui viene agito, performato, e qualcosa che è sperimentale nella versione in cui lei si mostra in un modo piuttosto che in un altro e crea un'immagine di sé sempre diversa. Questa è una fotografia molto celebre che ha funzionato anche da locandina alla grandissima mostra che le è stata dedicata nel 1911 al Jeux de Paume a Parigi, dove finalmente sono state rimesse insieme tutte le loro opere, le sue, ma diciamo le loro opere, quelle che si sono salvate dalla distruzione dell'esercito nazista. I fotomontaggi che illustrano le raccolte poetiche e questa fotografia che è una specie di impronta su cui potremmo divertirci perché ci sono molte fotografie di fotografi nella dispensa, forse una la vedremo, ma insomma anche Francesca Woodman ha una fotografia molto simile. Sempre questa dimensione teatrale e questa grandissima libertà di essere se stesso e anche qualcos'altro, di usare la fotografia per scoprire cos'altro si è e si può diventare. Chiudo questa scelta di tre fotografi. Io ripeto che sulla libertà avrei potuto sceglierne anche altri, riscattandomi da una piccola ferita e riaprendo, diciamo, il mio dialogo con Eiko Osoe. Vedere le sue foto oscurate l'altra settimana mi ha generato veramente un disagio fisico, e mi ha fatto rendere conto di quanto è vero che con la fotografia si è potuto sperimentare un grado di libertà e si è potuto sperimentare questo grado ricominciando dal corpo. Le foto di Osoe a Mishima sono senz'altro un grande teatro da questo punto di vista, e uso questa parola con il rispetto assoluto che io porto a questa parola, perché
perché come ho studiato con degli studiosi e degli storici di teatro che mi hanno insegnato che il teatro nel Novecento è stato un vero laboratorio dell'essere umano, una specie di palestra della vita, perché lì dove si può studiare l'attore, il danzatore, alla fine si fa i conti col fatto che si studia il corpo, le passioni, la presenza, e allora il teatro è quel luogo protetto in cui si può fare l'esperienza della vita senza che si stia nella vita, perché l'esperienza della vita è un'esperienza scandalosa. La vita in sé è qualcosa evidentemente di censurabile, censurabile e di talmente inquietante e scomodo e misterioso da essere assolutamente cancellato nella nostra percezione comune. Allora io chiudo con la visione di questo progetto, che è un progetto degli anni 60, in realtà viene allestito nel 68, ma il periodo di ripresa è molto più lungo, sono diversi anni di collaborazione tra un fotografo e un performer, un danzatore, che qualche anno prima di entrare in questo tipo di rapporto con Osoe aveva scritto un testo. Questo danzatore era anche un intellettuale, era anche uno scrittore. Anche lui è una grande prova del fatto che il pensiero è libero quando abita il corpo e il corpo è libero quando è un corpo pensante. Si chiamava Hijikata, Tazumi Hijikata. Nel 1961 scrive un saggio per definire la sua danza e lo intitola In prigione, To Prison. Ci sono moltissime influenze letterarie in questo saggio, soprattutto arrivano da Jean Genet, dal diario di un ladro, da tutta la mitologia del galeotto che Genet con i suoi scritti aveva saputo diffondere e aveva saputo lanciare in culture lontanissime, Genet francese, Hijikata giapponese degli anni 60. In questo breve testo Hijikata spiega qual è lo spirito della sua ricerca e inizia a parlare di un corpo che non ha scopo, non ha scopo, aimless. Così viene tradotto in inglese questa parola su cui lui torna, un corpo che agisce senza uno scopo produttivo e che quindi si sottrae al meccanismo di produzione e in questo senso è libero e in questo senso è sovversivo. Lui agisce per il piacere di agire, lui si muove perché si vuole muovere, non perché il movimento serva a qualcosa. Non si spoglia per mostrarsi, si spoglia per sentire sulla pelle l'aria, il vento, il mondo di cui lui fa parte. Non si agita come per trovare delle formule sceniche che funzionano, si agita per scuotere qualcosa che fa eco dentro di lui e che nel rumore della nostra civiltà moderna noi non riusciamo a sentire. Hijikata in quel testo parla della sua danza come di una danza criminale, ed è criminale proprio perché una danza così, a cui lui dà il nome di danza, ma si può dire una azione così, è un'azione sempre sovversiva e sempre pericolosa perché restituisce al corpo e all'essere umano la libertà di agire fuori da ogni schema riconoscibile e produttivo. Quando lui realizza questo progetto con Eiko Osoe, uno dei più grandi fotografi giapponesi del secondo dopoguerra, il fondatore dell'agenzia Vivo, uno dei grandi portatori di una visione nuova nella nostra fotografia occidentale, Hijikata è già un danzatore eretico, abbastanza affermato e allo stesso tempo abbastanza messo ai margini. È un grande lettore di letteratura francese. Lui non legge il francese, ma ha un amico che gli traduce le cose la sera e parlano di Artaud, parlano di Genet, passano delle serate trasmettendosi i loro saperi, quindi ha moltissime visioni nella testa e la percezione netta che la libertà che lui sta sperimentando nel suo corpo, altri poeti prima di lui, in altre condizioni, addirittura in condizioni limite come quella del manicomio per Artaud o della prigione per Genet, l'hanno sperimentata e per sperimentarla non hanno usato il pensiero da solo, ma l'hanno ficcato nel corpo, l'hanno incarnato, l'hanno
calato nella loro carne, nelle loro ossa, e hanno saputo trovare una parola non censurabile, sicuramente non censurabile, perché ritrovava la sua aderenza con la vita. Quando Hijikata realizza il Kamaitachi con Osoe, tutti e due sono due artisti riconoscibili e annoverabili nell'avanguardia giapponese. Questa è la famosissima locandina di Yoko Tadanori, che realizza la locandina della mostra. Lui era un grafico, uno dei grandi protagonisti dell'arte visiva dell'avanguardia giapponese. Usa una fotografia di Osoe e la monta con un suo disegno, possiamo dire, con la sua elaborazione grafica, in cui ci sono moltissimi elementi tipici del Giappone, che questo progetto scuote come un albero e gli fa cadere i pezzi e le foglie, e però ci sono anche, c'è anche una traccia molto fisica, perché le mani che vedete là sopra sono le mani di Hijikata, che su tutte le locandine ha immerso le sue mani in una polvere dorata e ha voluto lasciare un segno della sua fisicità, del suo stesso corpo, sull'immagine del suo corpo. Vi faccio vedere queste fotografie che sono famosissime, quindi diciamo vado rapida per seguire, per riscattare Osoe e per seguire questa stravagante tragicommedia che loro mettono in piedi. Uso questa parola perché la usano loro stessi, una stravagante tragicommedia è il sottotitolo del progetto Kamaitachi. Kamaitachi è il nome di un demone giapponese che soffia nel vento, che ruba i bambini neonati se i contadini li portano fuori nella notte d'inverno nelle campagne giapponesi. È un demone tra i tantissimi demoni che affollano le credenze, la mitologia nipponica, e che era molto presente nei racconti d'infanzia sia di Hijikata che di Osoe, i quali tutti e due avevano vissuto nel nord del Giappone, nel Tohoku, dove Hijikata era nato e dove Osoe invece era stato mandato come ragazzino evacuato durante i bombardamenti di Tokyo. Quindi hanno entrambi la memoria profonda di quella che non è soltanto una esperienza in una geografia diversa, ma che è, come spesso è nelle campagne, una esperienza in un tempo diverso, in una storia diversa, in una specie di passato arcaico di cui loro sentono di avere le tracce nel loro corpo. Allora, questa è la libertà che questi due artisti costruiscono insieme, scattando prima in alcuni scatti a Tokyo fuori dall'Asbestos, che era lo studio dove Hijikata stava mettendo a punto questa sperimentazione, a cui aveva dato il nome di Butoh, o meglio Ankoku Butoh, la danza delle tenebre. Anche qua Butoh è una parola che non esisteva, se la sono dovuta inventare, perché a volte l'arte ci propone delle esperienze che non hanno un nome e al quale, alle quali bisogna dare un nome, bisogna inventarlo. Questi sono gli scatti di Tokyo, sono gli scatti in cui i danzatori di Hijikata partecipano a questa specie di grande avventura, che è una liberazione di due lati dell'esperienza, una liberazione del corpo attraverso la danza e una liberazione delle immagini attraverso una fotografia che non si era mai vista prima e che lo stesso Osoe definisce con una specie di ossimoro, chiama documentario soggettivo, qualcosa che si documenta, ma non documenta ciò che è manifesto, documenta ciò che è nell'esperienza del singolo. Eccolo Hijikata che fa il demone, che spaventa i ragazzini dei villaggi del Tohoku, dove questi due matti vanno a fare questa sperimentazione di performance e fotografia, entrando in comunicazione con la gente dei villaggi, con quelli che loro riconoscono come delle figure arcaiche della loro infanzia, ma anche dell'infanzia del Giappone, ma dove non conoscono nessuno, dove raccontano delle bugie, raccontano che li manda la televisione, che stanno facendo un documentario antropologico, che stanno documentando i villaggi in via di scomparsa con la velocissima industrializzazione che sta divorando tutto il Giappone dal dopoguerra in poi. Hijikata è il Kamaitachi, Hijikata
sente dentro il suo corpo la spinta di una credenza popolare che abita la sua carne, abita le sue ossa, abita la sua memoria e quindi abita la sua esperienza tutta, abita il suo corpo pensante. E mentre lui la esperisce, gettando il suo corpo in pasto alla natura, alla terra che lo ha generato, allo stesso tempo la esperisce Osoe, che è lontano da lui. Io cerco sempre di immaginare la situazione di ripresa di questi scatti, in cui il fotografo se ne sta lontanissimo dal danzatore e questi due uomini sono uniti profondamente e allo stesso tempo stanno facendo un'avventura solitaria. Intorno a loro non c'è nessuno. La solitudine come conquista della libertà, il corpo come conquista della libertà. Qui c'è una dispensa che ci ricorda Claude Kahn, che su cui potremmo fare un simpatico viaggio di associazioni di fotografie simili. Qui c'è la fotografia che ci fa vedere davvero il demone che era aggiicata e che è stata usata come locandina della mostra. E poi ci sono delle strane immagini. Qui c'è una fotografia in cui addirittura il Kamaitachi, il demone, viene portato in processione, in corteo, da questa strana processione, da questo strano gruppo di contadini che in effetti alcuni sono divertiti, altri sono un po' basiti, alcuni sono spaventati. Sicuramente il bambino è quello più attratto dalla situazione, ma in realtà sono divertiti, soprattutto la signora che le tiene l'ombrellino. Non immaginano minimamente cosa ha in testa in questo momento Hijikata, che sta con questa processione dando forma a delle pagine di un romanzo di Antonin Artaud, L'Elio Gabbalo o L'anarchico incoronato. Romanzo che era uscito nel 1934 e che proprio negli anni 60 Shibusawa, che era questo intellettuale, un erudito francesista che Hijikata frequentava, lo stava traducendo, ne stava scrivendo e ne condivideva frammenti con Hijikata e con altri artisti che quindi venivano in contatto con la parola di Artaud non attraverso i libri, ma attraverso la parola stessa, attraverso le relazioni, i rapporti, l'amicizia, questi piccoli riti di iniziazione grazie ai quali, davanti a una bottiglia di whisky, come sempre amava fare Hijikata, ci si scambiavano pezzi di letture come se fossero delle iniziazioni a delle conoscenze misteriose, misteriche, dei saperi di altri mondi. Ed ecco che nella fotografia giapponese arriva con un grande chiasso la processione che racconta l'ingresso di Elio Gabbalo a Roma, quando Artola descriveva con i tori inferociti che precedevano Elio Gabbalo, portato e seguito da un enorme fallo che veniva issato ogni tanto, intorno al quale danzavano prostitute, pederasti, animali, vergini. Elio Gabbalo arrivava nell'impero romano in piena via di cristianizzazione, proprio lui, adolescente siriano, sacerdote del culto del sole, che portava nel cuore dell'impero il paganesimo orientale e rimescolava le carte del potere, inserendo l'Oriente e il paganesimo dentro a un impero che iniziava a riconoscersi nel credo cristiano. Questo racconto che aveva forgiato l'esperienza di Artaud come scrittore e gli aveva dato l'occasione di mettere sulla pagina i conflitti tra principi che lui riteneva eterni, queste forze che combattono e di cui lui si sentiva un portatore proprio attraverso la ricerca del corpo e della parola, Artaud che era attore e che era poeta. Queste righe le ritroviamo in un progetto fotografico giapponese degli anni 60, come pensando che la grande liberazione dagli automatismi del corpo e del pensiero e del modo in cui leggiamo la storia è qualcosa che può viaggiare, che può infettare. Cominciamo a usare questa parola contagio in modo meno nero di come la usiamo in questi giorni e pensare che anche la libertà è contagiosa, anche la bellezza è contagiosa e che attraverso le immagini, se noi le sottraiamo alla censura e alla censura, questa forza, questa potenza può essere indomabile. Questo è insieme il demone che spaventa i ragazzini e il guitto che li diverte, è allo stesso tempo
un essere umano che fa delle strane cose, che rompe la quotidianità del villaggio, e un demone che usa il suo corpo come nessuno lo sa usare, che ne trasforma la sagoma, riesce ad atterrare da un salto del genere sui sandali di legno della tradizione giapponese, che mischia l'abbigliamento dei contadini con l'azione del danzatore, come se il suo stesso corpo fosse il luogo dell'incontro tra tante culture, tante possibilità di azione. Come sapete, questo grande progetto del Kamaitachi era stato pubblicato in un libro straordinario. Solo aprirlo era veramente come il Barakei, era una specie di rito. Il Barakei era il libro che avevo realizzato pochi anni prima con Mishima, che è stato conosciuto proprio a una città di Chicago. Questo libro è stato poi pubblicato la prima volta, attualmente ne esiste una versione con dei testi che ne spiegano la vicenda e che mettono a fuoco questo rapporto pazzesco tra un fotografo e un danzatore, che generano una esperienza visiva sempre come fotografica, e in un certo modo quello che in Giappone in quegli anni si chiamava fotografia. Fotografia degli anni dopo la guerra sembrava obbligata a fare dei documentari oggettivi e non soggettivi, a raccontare le vittime, i carnefici dell'occupazione americana, della grande sconfitta giapponese. Tutto ciò è inizio il mondo che lui ricorda, il mondo memoria della sua infanzia, di cui con i Gikata trova il riflesso in qualche modo. Vale la pena guardarle per omaggiare la bellezza di questi scatti e anche la drammaturgia di questo percorso, che è appunto montato poi in un libro che è fatto come uno spettacolo sostanzialmente: ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Nello sviluppo c'è una seduzione, ma anche uno stato di grazia in qualche modo, e poi un contatto con la natura inclemente, impervia, in cui il corpo si ficca, si graffia, si ferisce, non per il gusto di ferirsi, ma per la necessità estrema di ritrovare un contatto con questa terra, con questa natura, che è in un certo senso la nostra madre, come siamo soliti dire, della terra, questa terra durissima su cui il corpo nudo salta, su cui il corpo nudo corre, con la quale il corpo entra in un contatto che è un contatto di riverbero rispetto a quello che sente tra la pelle e le ossa, come diceva Bernard Noël, e che qui si espande tra la pelle e le ossa verso il dentro, ma anche tra la pelle e la terra verso il fuori, entrando in relazione con quelli che sono i custodi di questa terra, i contadini a cui la modernità sta strappando il loro ruolo. E poi l'inseguimento al neonato, come è nello spirito di questo Kamaitachi. Un corpo sfrenato che in questa liberazione dagli schemi non solo della vita, ma dagli schemi della danza, dagli schemi di tutte le forme performative esistenti, sperimenta in modo assolutamente selvaggio la sua possibilità di rientrare in contatto con quella natura da cui la modernità a cui lo sta sottraendo, e che mette pelle contro pelle, freddo contro freddo. Di queste fotografie della luna, Osoe racconterà che faceva freddissimo e che Hijikata si è spogliato e si è immerso in questa esperienza con una radicalità di desiderio che raramente si era
mai vista in un performer. Non lo sta facendo per il pubblico, non lo sta facendo a favore di camera. Luigi Cata sta sperimentando l'aspetto che amava di più della sua danza, corpo, natura, immersione selvaggia dentro a un immaginario, senza doversi preoccupare del pubblico e dell'organizzazione. E poi, finalmente, una corsa sfrenata in cui, con grande libertà, Luigi Cata, Osoe e il loro demone Kamaitachi attentano alla vita e al buon senso per dare finalmente forma alla loro immaginazione. Grazie a tutti, buonasera.